possiamo accettare che questo salone del libro, che di tutti noi, rimanga silente di fronte all'olocausto peggiore di questo millennio. E siamo tutti qua come esseri umani, come cittadini, per dire che la vita umana conta, ciascuna vita umana conta. Ringraziamo quindi i lavoratori del Salone del Libro. Grazie. Ragazzi, chiediamo adesso al grande, grandissimo, uno dei pochi purtroppo in questo paese di fatto di 60 milioni di anime, di migliaia di artisti, uno dei pochi artisti che ha avuto il coraggio, l'audacia di esprimersi in un momento in cui tutti sono dei codardi, dei pavidi, dei servi. C'è un uomo d'onore con noi, ragazzi. Abbiamo un uomo d'onore con noi, quindi vogliamo ascoltarlo. Quando finirò di bisbiglia? Effettivamente hanno a cuore quello che sta succedendo in Palestina e che non potevano continuare il loro lavoro facendo finta di niente mentre succedeva questa cosa qua fuori. Allora, io purtroppo sono arrivato che non ho visto, ma le cose che ci raccontavano e le telefonate che arrivavano da dentro è che appunto è risuccesso quello che è successo tante volte in questi giorni, ovvero che le persone che cercano di portare all'attenzione il massacro che sta avvenendo in Palestina vengono respinte coi manganelli, per cui penso che tutte le persone che hanno a cuore questa questione là dentro non possono adesso non stare qui. Credo che la cosa più naturale del mondo è che uno spazio che parla di cultura, che parla di attualità, non può chiudere gli occhi e non può lasciare fuori la storia con la S maiuscola, perché quello che sta succedendo in Palestina penso che ci verrà chiesto conto a noi testimoni che non stiamo interrompendo, non stiamo fermando il massacro in corso. Penso che ne dovremo rispondere per tanto tempo e se ne parlerà tanto di quello che sta succedendo adesso. Quindi il fatto che delle persone vogliano portare questi temi e questi contenuti all'interno di dove si discute e dove si discute di cultura mi sembra la cosa più normale del mondo e mi sembra assurdo che questa cosa non possa avvenire. Questa cosa adesso passerei la parola anche ad altri, insomma, che stanno là dentro. Grazie Michele. Bene, dopo due parole proprio al volo, senza attaccare nessun pippone, anzi i pipponi ci dovrebbero attaccare là dentro, però ormai è vietato anche attaccarsi i pipponi in quella che dovrebbe essere la casa delle idee, della cultura, delle lettere. Ma di cosa stiamo parlando? In questi anni, sono più di due decenni che lavoro continuativamente ogni anno al Salone del Libro, ci sono stati contesti interni dei lavoratori, dei precari dell'editoria, ci sono state contestazioni al Papa, ci sono state contestazioni dei Noitav contro i magistrati del Pool di Torino, c'è stato di tutto, c'è stato. Perché non si può parlare invece oggi di Palestina? Qual è il problema? Perché dobbiamo nascondere il fatto che non si fanno entrare per il valico di Rafa degli aiuti umanitari dell'ONU? Perché non c'è stato mai nessun conflitto al mondo dove sono morti un numero impressionante di giornalisti, non solo arabi, ma anche dei paesi occidentali, complici con il genocidio che sta succedendo in Palestina? Perché questo non si può parlare di questo al Salone? Un Salone che l'anno scorso ha dato cittadinanza a un nazista come Alain de Benoist, un francese favorevole alla sostituzione etnica di tutta la popolazione francese, non bianca e non cattolica. Davanti a questo piano, questo è diventato oggi il Salone del Libro. Grazie. Allora, come lavoratrici e lavoratori che sono all'interno della fiera e che in questo momento abbiamo sospeso il nostro lavoro, siamo qui fuori da questo momento. Non stiamo continuando perché ci sembra assurdo continuare dentro uno spazio che non sta parlando neanche di cessate del fuoco, non scrive niente sulla testa. Anzi, il Salone si sta indignando quando alcuni stanno esponendo bandiere palestinesi all'interno dei banchi e ci sono adesivi in giro che vengono attaccati e staccati. Insomma, lì dentro
si sta cercando di mascherare una realtà che è evidente, cioè un genocidio in corso, sembra di stare a Malmo dove si canta mentre all'esterno si protesta, dove si premiano le canzoni israeliane, sembra lo stesso scenario. Ci è sembrato incredibile vedere la celere schierata davanti a un posto di cultura, alzare i manganelli e gli scudi, sia dentro che fuori, e provare a spingere e a respingere questa situazione. È una situazione allucinante, credo che i giornali non ne parleranno perché tutte le testate sono al servizio del sionismo, dell'entità sionista, e quindi si guardano bene da far vedere che la popolazione invece dal basso, che ha iniziato a occupare le università come negli Stati Uniti, si sta ribellando a quello che sta avvenendo. E in questo momento io credo che la cosa più importante sia che questa rappresentanza, questa manifestazione possa entrare oltre quei cancelli, perché se non entra oltre quei cancelli, lì dentro non esiste cultura, non esiste niente, esistono solo i collaborazionisti con un massacro e un genocidio in corso. Il nostro percorso di lotta per la Palestina e la sua vittoria. Come universitari, ma anche come solidali, da lunedì occupiamo tutte le università di Torino, le blocchiamo. Questo attacco che viene rivolto al territorio di Rafah non può rimanere in silenzio, è una catastrofe, una tragedia, ma non arriva da niente, ha dei responsabili, dei mandanti, e li vogliamo colpire, vogliamo bloccare tutto, le strade, i posti di lavoro, le università, le scuole, vogliamo creare un danno, perché se la voce di più di 40.000 martiri ancora non arriva nelle orecchie dei potenti, allora continueremo noi ad alzarla. E quindi lunedì ci vediamo a Palazzo Nuovo e in altre facoltà, al Politecnico e ancora in altre sedi universitarie di Torino. Ci faremo sentire fortissimo, e sabato prossimo, 18 maggio, con un grande corteo inonderemo il centro cittadino per portare